Ma il gas è un combustibile fondamentale per la cosiddetta transizione energetica, perché è in grado di produrre energia elettrica in modo continuativo e costante, è programmabile e quindi deve fare da riserva all'inevitabile saltuarietà, diciamo così, di alcune fonti rinnovabili, in particolare il sole e il vento, che purtroppo non sono né costanti né prevedibili. Tra i gas, tra i combustibili fossili è quello che inquina di meno e ha i rendimenti più elevati, e quindi non capisco come se ne possa fare a meno, anzi dobbiamo trovare il modo, per un po' lo si è trovato tramite il capacity, per stimolare gli investimenti, perché altrimenti corriamo il rischio di avere una potenza teorica elettrica importante ma non sempre disponibile, e quindi, come è successo per esempio nel 2017, anche arrivare a avere margini di riserva molto molto bassi.